Ed è la terza domenica che si parla ancora del pane. Benvenuti in quest'altro video che devo dire alle 11 del mattino con un certo vento e sto registrando l'8 agosto San Domenico di Guzman, è tutto molto piacevole. Ecco, pregando per un po' d'acqua, non grandine come purtroppo sta accadendo al nord, e neppure neve, siamo ad agosto, andiamo a commentare le letture della domenica che è 19esima il tempo ordinario. Iniziamo proprio dal Vangelo. Giovanni ricorda questo mormorio di queste persone che dicono: ma come può costui parlarci ancora del pane? Come può affrontare il discorso dell'antichità in cui i padri ci hanno dato del pane da mangiare e ci hanno fatto approdare a questa terra promessa? E lui sottolinea come non sono stati i padri, non è stato Mosè, ma è stato Dio stesso. Quel pane disceso dal cielo è l'offerta del figlio. Cristo immolato per volontà di questo padre darà anche la possibilità attraverso lo spirito di credere fermamente che la salvezza proviene dal sacrificio e dalla resurrezione di questo figlio perpetuato nei secoli. Qualcuno potrebbe dire che girando e rigirando sempre gli stessi discorsi tutto può diventare un po' noioso, un po' banale, ma a partire dalla prima lettura il profeta Elia, stanco del suo lavoro, desidera morire, desidera lasciare questo mondo e chiede a Dio, ecco, chiedere a Dio. A partire da questa lettura si nota come per tutti gli addetti ai lavori e anche per quelle persone che si sentono lontane perché non si sono mai posti veramente la domanda su Dio, non hanno una percezione sensoriale dell'esistenza di Dio, ecco, questo testo ci ricorda come c'è una ricerca. Se l'umanità stanca vive in una sorta di oppressione, non sa dove sbattere la testa, non ha proprio una soluzione reale anche ai piccoli o grandi problemi della vita, questo testo offre una risposta. Dio non salva Elia, Dio gli dà la possibilità di camminare ancora. Nella focaccia cotta sulla pietra ardente e la sacca di acqua, lui riesce a camminare, riesce ancora a dare. Stanco, voleva morire e invece si ritrova ad essere un prolungamento di Dio, un esecutore, un messaggero. Il fondo di questo discorso si muove tutto su ciò che è dentro l'uomo e ciò che desidera l'uomo. Partendo dal fatto che probabilmente è Dio che cerca di toccare l'uomo, questa umanità o non è concentrata o non ha i presupposti, non comprende il linguaggio di Dio, come ci dice la seconda lettura. Nella carità noi dobbiamo provare e sentire il linguaggio e la logica di Dio. Come Dio ha dato una mano ad Elia nel suo percorso, nel suo viaggio, nella sua missione, così Paolo ricorda agli Efesini come è necessario vivere nell'amore di Dio, imitare le cose di Dio. Il punto di contatto tra la sfera divina e il mondo umano è possibile, è reale e si gioca sull'ABC dell'uomo. Non è mai tutto così incomprensibile all'uomo. Una mia collega, in una maniera semplice ma molto profonda, Dio ha scelto di arrivare a tutti attraverso il pane, cibo che va impastato con la sapienza dell'uomo, cibo lievitato, cibo anche cotto che dà forza ed energia. Ecco allora che il pane eucaristico, l'eucaristia, il dono del figlio, è qualcosa che va oltre questa possibilità umana. Il pane così semplice fa migrare il significato del cibo della terra al cibo eterno, al cibo della salvezza. E allora, facendoci imitatori di Dio e comprendendo appieno la forza del suo pane, della sua salvezza, come sempre, buona domenica.